Sì, beh, dopo una sconfitta del genere non vedo quale altro ci possa essere, visto che dopo una partita del genere persa 3-0 non si può essere sicuramente contenti. Una prestazione sinceramente che nessuno si poteva aspettare, veramente per certi versi inguardabile. Che spiegazione se ne dà? Ma penso che sia sempre stato il nostro cammino, purtroppo, troppo altalenanti, quindi visto che all'inizio la partita era anche sui binari normali, non c'era, penso che anzi ci avevamo in mano noi, anche senza creare nulla, dopo appena prendiamo gol ci sfaldiamo, quindi è sempre quello, dopo il secondo gol è purtroppo un po' casuale così, quindi non riusciamo a ribaltare mai una partita. Senti, ora con il Pisa tra un po' di giorni. Ma penso sia una partita che si prepari da sé, quindi sicuramente in quelle partite ci hanno sempre fatti trovare pronti, sicuramente anche giovedì sarà così. Presidente ha detto che chi fa il campo in qualche modo deve dare di più. Come arrivano queste Ma penso che parole? chiunque vada in campo dia il massimo, dopo si può perdere, si può vincere, però non penso che noi andiamo in campo per perdere, quindi sicuramente sono frasi fatte che non è che servano a molto. Senti, a questo punto la rottura con la tifoseria forse invece a diventare pesante. Ma è normale che quando i risultati non arrivino la tifoseria contesti, però noi anche settimana scorsa abbiamo dimostrato di essere un grande gruppo e lo dimostreremo anche giovedì, quindi speriamo che la tifoseria torni dalla nostra parte, possa insultarci e basta. Ma è possibile che stia risultando un po' del prossimo cambio di gestione Ma non penso dell'area? proprio. Sicuramente sappiamo che c'è mancanza di proprietà col casino che c'è, però la squadra non ne risente.